Lo scoop di nero su bianco? Una bufala doc. Scontro frontale tra auto e scooter. Muore 39enne salernitana. Controlli in litoranea. Foglio di via per 10 prostitute. Box in via di Nolfi. Tornano le ruspe. Patologie tumorali. Legambiente chiede incontro. Settore turistico in crisi. Troppe tasse e pochi guadagni. Maltempo. Allerta meteo. Luci d'artista 2014, la presentazione di De Luca. Verba volant, scripta manent, per cui se le chiacchiere da bar volano via come bolle di sapone, la stessa cosa non si può dire quando certe cose si decide di metterle nero su bianco. Concetti e boutade che siano, restano parole scritte a disposizione di chi legge e magari fa propria quella che è solo la visione distorta di chi non ha avuto né il buon gusto né l'avvedutezza dettata dalla deontologia professionale di informarsi sui fatti prima di informare dei fatti. Fatti che, in tal caso, stanno in piedi come può stare in piedi un palazzo senza fondamenta. Una folata di vento e viene giù. La versione data dallo sprovveduto cronista di nero su bianco in merito allo stato di abbandono del Castelluccio e zone adiacenti, più che lontana dalla realtà, è addirittura l'esatto contrario di quella che è la vera storia di un luogo che Francesco Santese, da imprenditore capace, esperto e lungimirante qual è, fin dal momento dell'acquisizione voleva e vuole tuttora ristrutturare, per lasciare in eredità alla sua città, ai suoi concittadini, un sito che non sia solo simbolico in ragione della storia battipagliese, ma anche visitabile a tutti, fruibile e vivibile per tutte le famiglie. Il problema non è certo Santese, che caparbiamente continua a lottare contro il muro di gomma burocratico che continua a non rispondere alle sue documentate e documentabili reiterate richieste di intervento. Si badi bene, lavori da realizzare a sue spese, non certo coi soldi dei contribuenti, ma non solo non è arrivato alcun permesso, addirittura non è mai giunta alcuna risposta, questa è la verità. Poi ci sono le barzellette e quelle sono tutt'altra cosa, soprattutto quando non fanno nemmeno ridere. Un articolo di giornale può avere due funzioni, quella di informare il lettore o quella di fare opinione, provando a smuovere la coscienza di chi legge. In questo caso l'articolo pubblicato su nero su bianco ha soltanto la funzione di occupare inutilmente una pagina. Non era meglio un'inserzione pubblicitaria? La dinamica è ancora tutta da chiarire. Lo faranno esaminando le fotografie dell'incidente e valutando i rilievi eseguiti sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Roma. L'unica certezza per il momento è il decesso di una giovane donna salernitana di 39 anni, Delfina Trotta. La donna, originaria di Campania ma residente nella capitale, ieri mattina era a bordo del suo scooter quando è stata sbalzata in aria da un SUV. La donna al volante del SUV si è fermata a prestare i primi soccorsi, ma tutto è stato inutile. Delfina Trotta, dipendente delle Poste dopo la licenza liceale a Ebori e la laurea a Napoli, è morta sul colpo. Blitz antiprostituzione dei carabinieri lungo il litorale. I militari ieri hanno fermato 10 lucciole straniere, mentre tentavano di intercettare i clienti. Appena hanno visto le auto dei carabinieri e gli uomini in divisa, hanno tentato di fuggire, ma sono state tutte bloccate e accompagnate in caserma. Dopo gli accertamenti di routine, nei confronti delle prostitute sono stati emessi fogli di via, che vietano di ritornare a Battipaglia per i prossimi 2 anni. Multati e denunciati anche 2 clienti che si intrattenevano in auto con le straniere, in un viottolo della litoranea. I clienti, 2 battipagliesi e le prostitute, sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico. Sono ripartiti ieri mattina i lavori in via di Nolfi a Deboli per la costruzione di 128 box auto. Chiuso l'accesso pedonale tra la scuola Vincenzo Giudice e via Rosselli, le ruspe riprenderanno a scavare. A completare il progetto sarà la ditta GIN di Campania, che surrogherà una società satellite della Malangone S.p.A. di Pontecagnano. A quanto pare, il parco giochi, presente in via di Nolfi anni fa,
non verrà più ricostruito. Per 3 anni il cantiere Voragine di Via di Nolfi ha provocato violente polemiche. Il comitato degli acquirenti nei giorni scorsi ha ringraziato l'ingegnere Norma, ex assessore ai lavori pubblici, e l'ingegnere La Corte, responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Il centro della città tornerà così alla normalità urbanistica di un tempo. Insieme con gli uffici comunali abbiamo concluso un lavoro impegnativo, afferma l'ingegnere Norma. Si chiude una ferita per la città. Cosimo Panico, vicepresidente di Legambiente del Circolo Vento in Faccia di Battipaglia a Bellizzi, ha protocollato questa mattina una richiesta alla Commissione straordinaria del Comune di Battipaglia, in cui chiede un incontro pubblico inerente alle patologie tumorali che colpiscono la popolazione locale. Nella delibera del 29 gennaio 2010 si riscontrò un rapporto molto stretto tra l'incidenza dell'inquinamento ambientale e i fattori di rischio per l'insorgenza dei tumori. Negli ultimi anni, nella città di Battipaglia, è aumentato l'indice di mortalità a causa di neoplasie. Stabilimenti turistici in ginocchio, tasse alle stelle, profitti ai minimi termini. È la fotografia del comparto balneare battipagliese, a pochi mesi dalla chiusura dell'ennesima stagione turistica fallimentare. Per arginare la situazione, la Commissione straordinaria ha accolto gli appelli del distretto turistico Sele Picentini e inviato la richiesta dello stato di crisi economica. Prima della chiusura della stagione turistica, i 24 operatori del litorale fecero voto all'amministrazione comunale al fine di avviare la procedura. Piano urbanistico comunale, interventi di risanamento ambientale e programmazione sono parole d'ordine a Palazzo di Città. La Protezione Civile della Giunta Regionale della Campania invita a prestare massima attenzione alle condizioni meteorologiche avverse previste per oggi. Pertanto occorre mantenere attive tutte le misure previste dal Piano Comunale di Protezione Civile e i dispositivi di vigilanza sul territorio, mantenendo costanti contatti con i referenti di protezione civile dei comuni limitrofi ed in particolare con quelli posti a monte dei corsi d'acqua che attraversano il territorio. Al via questa mattina la presentazione di Luci d'Artista. Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha illustrato le novità dell'edizione 2014, intitolata L'Aurora Boreale, che risplenderà il 7 novembre alle 17. Partiamo venerdì con Luci d'Artista. Riparte questo evento che ha assunto veramente una dimensione nazionale e internazionale, che è per noi un evento chiave per l'immagine della città, per la nostra economia. Abbiamo già oggi alberghi pieni, pacchetti turistici che hanno già trovato prenotazioni per gli alberghi non solo della città. Sapete che abbiamo una scarsa dotazione di alberghi, ma in alberghi di tutto il territorio provinciale. Partiamo anche quest'anno con quest'opera chiave, un po' simbolo di Luci d'Artista di quest'anno, che è l'Aurora Boreale, che è un'opera di un artista austriaco che oggi proponiamo a Corso Vittorio Emanuele. Ma credo che ci saranno tantissime novità. Avremo la Villa Comunale, nella quale proponiamo 2 favole, Cenerentola e Peter Pan. Abbiamo rafforzato e qualificato Luci d'Artista in tutta la parte orientale della nostra città. Abbiamo collocato a Piazza Monsignor Grasso una composizione molto bella, intrigante, di orsi polari e di ghiacci nella piazza d'ingresso nella nostra città. Avremo un'opera che rimane affascinante, il sistema solare alla Rotonda, Piazza Flavio Gioia, ma veramente sarà una città magica. Un altro sforzo dell'amministrazione comunale, 27 chilometri lineari di luci, quindi nonostante la crisi noi reggiamo con questo evento che davvero all'attenzione ci ha portato grandi e ci sta portando grandi soddisfazioni. Tutti gli operatori salernitani, e questo a loro è noto, stanno lavorando per portare a Salerno persone, stanno mettendo nel circuito turistico tanti pacchetti, stanno vendendo, si sta creando uno sviluppo davvero straordinario e credo che Luci d'Artista si sia consolidato ormai dopo vari anni come il grande evento turistico della nostra città e che quest'anno credo, proprio per il miglioramento anche dell'offerta e della rete di servizi, raggiungerà davvero un livello altissimo.